Oggi, a passato e presente, parliamo di Arduino, marchese di Ivrea e re d'Italia, che all'inizio dell'anno 1000 provò a fare l'Italia. Era stato nominato dall'imperatore Ottone III, entrò in guerra con i vescovi, anzi fece fuori il vescovo di Vercelli, Pietro, e si scontrò con i vescovi del suo tempo e arrivò a scontrarsi col successore di Ottone III, Enrico II. L'impresa non riuscì, ma forse l'Italia poteva nascere con 860 anni di anticipo. Di Arduino parliamo col professor Alessandro Barbero e con le nostre tre storiche, Francesca Fanelli, Ilenia Amadoro e Viola Santi. Professore, cominciamo a dire, noi ne parliamo come Arduino di Ivrea, così viene ricordato nei libri, però forse sarebbe più importante raccontarlo come Arduino re d'Italia. Fu tutte e due le cose, ma io sottolineerei di più la seconda. Ma senza dubbio, Ivrea è il capoluogo di un territorio. Rispetto all'insieme dell'Italia è un territorio di confine, arriva lì la strada del Gran San Bernardo. Arriva lì, abbastanza vicino, anche la strada del Moncenisio, del Monginevro, quindi è un luogo cruciale per controllare l'ingresso in Italia. Per questo era un comando militare importante e Arduino l'ha ricevuto dall'imperatore. Ma ce n'erano chissà quanti prima di lui e dopo di lui, di marchesi di Ivrea e di marchesi di altre zone di confine importanti. Certo, lo diciamo quindi, senza mancare di rispetto a Ivrea. Essere marchese di Ivrea è una bella cosa. E neanche al Canavese, perché per noi sono sacri. Però essere re d'Italia conta un po' di più, senza dubbio. Quindi sposo questa idea. Ecco, racconti per sommi capi la storia di Arduino. Per sommi capi, siamo a cavallo dell'anno 1000. Siamo in un momento in cui i signori messi al potere nelle varie regioni dall'imperatore sono un po' incerti se continuare a obbedire all'imperatore e considerarsi dei funzionari pubblici, oppure pensare che quello che hanno ricevuto se lo tengono e diventano dei principi, e fra loro magari il più forte può anche mettersi una corona in testa al posto dell'imperatore. Arduino è uno che ci prova. È importantissimo, adesso lo vedremo, perché come capiremo lungo l'arco di questa puntata di passato e presente, fu la volta in cui l'Italia poteva diventare Italia all'inizio dell'anno 1000, cioè 860 anni prima di quando poi diventò Italia, più o meno nell'epoca in cui la Francia diventò la Francia. Ma entriamo nel primo capitolo, il marchese di Ivrea, l'homo novus tra Piemonte e Lombardia. Puglia, piccolo paese della Val Ticino, situato a sud del Lago Maggiore. Arduino nasce da Dadone. Alcuni documenti storici collocano Dadone come possessore del comitato di Pombia, altri come conte mediolanensis, termine che si presta a diverse interpretazioni. Arduino poteva quindi essere un discendente dei conti di Pombia, come anche un discendente di una ricca famiglia del Milanese, oppure nulla di tutto questo. Anche la sua data di nascita non è certa. Si suppone possa essere l'anno 955. Sappiamo invece che intorno al 990 muore il marchese di Ivrea Anscario, discendente dalla dinastia degli Anscarici di origine borgognona. In quel periodo il re d'Italia è l'imperatore Ottone III di Sassonia, il quale incarica Arduino di governare la Marca di Ivrea. Arduino poteva anche essere considerato l'homo novus,
L'uomo nuovo che quel periodo storico richiedeva, passando da una zona centrale lombarda ad una più periferica come la Curtis Canava. Capitale della Marca era Eporedia, chiamata successivamente Ivrea, centro ducale longobardo fino al 774 e poi fino al 950 capoluogo di una marca maggiore il cui governo si estendeva fino a Torino e alle coste liguri. La Lombardia, il Piemonte, così come altre zone del regno, erano abitate da diversi possessori che dovevano la loro fortuna al fatto di essere vassalli delle chiese. Essere alle dipendenze di abati e vescovi garantiva loro benefici e peso sociale, ma qualora avessero perso i loro feudi, la loro condizione sarebbe notevolmente peggiorata. Erano in una condizione di precaria instabilità. L'abilità di Arduino è stata quella di percepire e interpretare la paura di questi vassalli minori. Ilenia Amadoro. Con Arduino ci troviamo in un periodo storico in cui ci troviamo dinanzi a due grandi poteri, quello vescovile e quello del Sacro Romano Impero. Però mi sono sempre chiesta, il Papa in questo periodo che influenza ha? Ecco, il Papa è ancora un'epoca in cui possiamo lasciarlo fuori dai nostri discorsi, nel senso che Arduino, come vedremo, avrà a che fare con dei vescovi. Ma quella è ancora un'epoca in cui la Chiesa è molto diversa dalla Chiesa cattolica che noi abbiamo conosciuto dopo. Non c'è un sovrano, il Papa, un governo, il Vaticano, che interviene negli affari interni delle diocesi. I vescovi sono nominati sul posto, sono nominati dal potere politico. Un vescovo come quelli con cui ha a che fare Arduino, vescovi di città anche molto importanti all'epoca come Vercelli o come la stessa Milano, grandissima città all'epoca, questi vescovi non obbediscono al Papa. Cioè, si potrebbe dire forse che i vescovi sono come tanti papi, cioè che ogni città ha un suo papa. Assolutamente, che è collegato sì. con l'imperatore e che non ha nessun rapporto col non Papa di Roma. Non ha nessun obbligo di obbedire al Papa. Poi certo, il Papa è il vescovo di Roma, che conta un po' di più che non essere il vescovo di Ivrea magari. Sì. Però non può dare degli ordini a questi vescovi. Ognuno di loro è come un papa. Infatti il Papa è l'ultimo che ancora oggi viene eletto, come succedeva all'epoca, a tutti i vescovi. Professore, ma allora chi garantisce all'inizio dell'anno 1000 che ogni vescovo non si faccia una dottrina a sé, che il mondo cristiano non esploda in 1000 dottrine diverse? Lo garantisce solo il fatto che è ancora un'epoca poco colta, tutto sommato, dove non c'è ancora un grande fermento di riflessione e i pensatori originali sono ancora scarsi. E per quando viene fuori qualcuno che pensa delle cose strane, in genere è il suo vescovo che si preoccupa di farlo star zitto. Tra i vescovi stessi non c'è ancora quel fiorire di discussioni che ci sarà poi nel basso medioevo sì. e che renderà indispensabile, che ne so, la nascita della Santa Inquisizione, per esempio, per tenere sotto controllo le cose che scappano da tutte le parti. Perché c'è poca dottrina in quel c'è momento. C'è poca dottrina e poca innovazione dottrinale, soprattutto, sì. Francesca Fanelli? Sì, in effetti è bene sottolineare che lo scontro tra tutte queste figure di potere si gioca sostanzialmente sul piano civile più che religioso. Sì, ma infatti i vescovi sono uomini di potere per forza, perché ogni chiesa, ogni diocesi sono secoli che raccoglie donazioni dai fedeli, quindi il vescovo gestisce un immenso patrimonio che non è suo, è del santo protettore della diocesi, ma non è intestato al vescovo, quindi, che però lo gestisce concretamente. Ma gli imperatori stessi, vedendo che i vescovi sono uomini di potere, abituati a comandare e per di più anche colti, cosa rara, gli imperatori stessi li incaricano di governare dei territori. E questa è la grande ambiguità. I vescovi conti, come si diceva nei vecchi manuali. Poi adesso questa formula è stata respinta per vari motivi, ma di fatto i vescovi sono uomini che gestiscono il potere sul territorio esattamente come gli uomini d'arme del tipo di Arduino. Sì, strana organizzazione del potere, sì, questa medievale, molto, misteriosa, molto. Perché in realtà produce una duplicità in ogni centro, invece di garantire ordine all'imperatore può provocare disordine, come vedremo nel secondo capitolo, che è quello appunto dello scontro di Arduino con i vescovi.
Alcuni dei territori sono sotto immunità vescovile, ovvero sono controllati direttamente dai vescovi, i quali, godendo anche del potere temporale, tendono a limitare le ambizioni dei signori laici. Tra il 996 e il 997, un gruppo di seguaci di Arduino irrompe nella città di Vercelli per ristabilirne il controllo. Durante i disordini perde la vita il vescovo Pietro di Vercelli e il Duomo di Sant'Eusebio viene dato alle fiamme. Questo fatto sarà determinante per il rapporto tra Arduino e i vescovi della sua Marca. Arduino esegue in maniera rigorosa il compito affidatogli, rioccupando territori governati dai vescovi della sua Marca. Allarmato dalla condotta del Marchese, il vescovo di Ivrea, Varmondo, invia una lettera di monito, nella quale diffida Arduino dall'intraprendere qualsiasi azione militare o politica, pena la scomunica. La morte di Pietro segna l'inizio delle ostilità tra Arduino e i vescovi della sua Marca. Primo fra tutti il vescovo di Ivrea, Varmondo. Viola Santi. Io trovo la figura di Arduino molto interessante perché se da un lato lui acquisisce il suo potere per volontà dell'imperatore di Ottone III, però poi non rimane in un ruolo subalterno, cioè lui per mantenere il suo potere si mette in contrasto con i vescovi, come abbiamo visto dal filmato, ma con lo stesso Ottone III. E quindi diciamo che questo poi gli garantisce anche l'idea mitologica che viene data nell'Ottocento. Certo, poi quella la vedremo dopo, ma io trovo interessantissima una cosa che ha detto Viola Santi, nel senso che Arduino combatte i vescovi, ma è un suo modo, proprio per il discorso che abbiamo fatto prima, di entrare in un urto indiretto con l'imperatore per sancire la sua autonomia, per sancire la sua signoria su quel territorio. Lui va dritto contro le figure che potrebbero essere alternative a lui nel rapporto con l'imperatore e con... c'è un equivoco con su Arduino. Non è che combatte la Chiesa, non gliene importa niente, sta facendo una grande battaglia, un grande percorso per arrivare a misurarsi con chi? Con l'impero, non con la Chiesa. Certo, è il frutto proprio di quella ambiguità delle istituzioni dell'epoca a cui accennavamo prima. Perché l'imperatore, guardando in basso, vede un territorio dove lui quasi in nessun posto può intervenire in modo autoritario. Ovunque c'è qualcuno che sul posto è potente, e l'importante per l'imperatore è tenerseli buoni, no? E possono essere dei conti o dei marchesi, come Arduino, allora sono uomini di guerra, l'importante è che abbiano giurato fedeltà all'imperatore, perché se hai giurato fedeltà sul Vangelo, ti sei messo in gioco la tua anima, e loro ci credono che vai all'inferno se non infrangi un giuramento. Ecco. E poi ci sono i vescovi non sono uomini di guerra, qualcuno sì, non dovrebbero, ma qualcuno sì. Però loro non sono vassalli dell'imperatore, ma l'imperatore li ha fatti nominare lui di solito, suggerendo il candidato al momento della votazione. E quindi un imperatore può dire i miei conti e marchesi, i miei vassalli, e può dire i miei vescovi, e desidera, il Papa non c'entra niente in tutto questo, come vedete,
e desidererebbe che andassero d'accordo, ma poi l'imperatore è lontano da tutto questo. Sul territorio loro si scontrano, litigano, è il gioco del potere, un gioco spietato, senza scrupoli. Questi sono uomini di potere che non si fanno nessuno scrupolo, da quel poco che noi riusciamo a indovinare dai documenti. È così dappertutto, in tutta Europa, non è solo in Italia, cioè in tutta Europa, in tutta l'Europa sotto il controllo dell'imperatore. È più o meno così dappertutto. Sì, c'è questa differenza che l'imperatore ormai per abitudine è anche re di Germania ed è tedesco. E quindi sta in Germania di solito, dove c'è lo stesso problema, ma almeno lui è più vicino. Invece in Francia è venuto fuori un re di Francia, che quindi è un po' più vicino. L'Italia è l'unico grosso pezzo d'Europa dove c'è un sovrano, è l'imperatore, ma è uno straniero e viene di rado. E quindi in Italia il gioco dei contrasti fra i potenti locali è molto più violento. E Arduino ha la possibilità di candidarsi a re italiano. Lui ha un concetto d'Italia come quello che abbiamo noi oggi? Sì, più o meno. No. Cioè la penisola? Allora, no. Loro parlano di Regno d'Italia, che è l'Italia che era stata dei Longobardi e che poi era stata di Carlo Magno. Il che vuol dire niente Sicilia e Sardegna, perché lì sono rimasti i bizantini, poi sono arrivati gli arabi in Sicilia. Il sud della Calabria, della Puglia, ci sono ancora i bizantini. Roma, c'è il Papa, che a Ivrea conta poco, ma a Roma conta molto, e la controlla lui e la difende lui. Quindi è quel che resta, che è molto... Quindi cioè, tutto il nord. Ci racconti dell'Italia nella concezione del Regno d'Italia. L'Italia, il Regno Italico è quello che loro chiamano la Lombardia, cioè da Susa a Treviso praticamente, sì. Tutta la pianura padana. Il grosso dell'Italia centrale, la Toscana in particolare è centrale. E poi i territori longobardi del centro-sud, Spoleto, Benevento. E Roma che cos'era per loro? Roma è un grande mistero per loro, perché in teoria apparteneva all'impero bizantino fino all'epoca di Carlo Magno. Poi è arrivato Carlo Magno, se l'è presa. I bizantini hanno detto, vedi, le invasioni barbariche non erano ancora finite, adesso si sono presi anche Roma, i barbari. E non si è mai capito se Roma facesse parte dell'impero di Carlo Magno e quindi anche del Regno Italico, o se fosse uno staterello indipendente governato dal Papa. A loro conveniva mantenere l'ambiguità. A seconda dei rapporti di forza, il Papa si sottomette all'imperatore, oppure quando si sente abbastanza forte, fa la sua politica. Quindi, riassumiamo, Arduino ha a che fare con i vescovi, però il Papa esiste durante... Se uno guarda l'Italia, Roma vuol dire il potere del Papa. E allora entriamo in un filmato dove vedremo la scomunica di Arduino. Da parte di un vescovo, però non del Papa. Da parte di un vescovo. Maledicimus Arduinum et Amedeum, frate meus. Maledetti senti in agro. Malediciamo tutti i cittadini, abitanti nella città di Ivrea, che abbiano dato consiglio e aiuto ad Arduino e Amedeo. Siano maledetti in città, maledetti nei campi, maledette siano le loro facoltà e religioni. Il Signore li percuota con l'indigenza, la febbre, il freddo, il calore, il bruciore, la ruggine, finché periscano. Il Signore li percuota con l'ulcera d'Egitto, li colpisca con la demenza, cecità e furore della mente in ogni tempo. I loro figli diventino presto orfani e vedove le loro mogli. E perciò tutto il popolo di questa chiesa dica: sia così, amen. Via! Questo episodio non impedisce però ad Arduino di accrescere la sua potenza, tanto che a seguito della morte improvvisa di Ottone III, un'assemblea di pochi ma potenti signori del Regno Italico elegge Arduino re. Nella chiesa di San Michele a Pavia, il vescovo Arnolfo incorona Arduino proclamandolo re. È il 15 febbraio 1002. Di fronte a pochi ma potenti signori del Regno Italico, Arduino cinge la corona ferrea, la stessa di Carlo Magno, ora conservata nel Duomo di Monza. Faccio notare il caos.
un vescovo scomunica Arduino, un altro lo incorona re d'Italia. Com'è possibile che un altro vescovo lo incoroni re d'Italia? Sono contento perché la difficoltà che ho, che abbiamo tutti noi, tutti i miei colleghi, fanno una gran fatica a provare a spiegare queste cose a lezione, è proprio un mondo molto diverso dal nostro. E noi continuiamo a pensare che un vescovo è un ingranaggio di una grande macchina e quindi quel che fa un vescovo deve fare anche un altro. Non è assolutamente così. Ogni vescovo è padrone nella sua città e fa assolutamente quello che vuole. Quindi che il vescovo di Ivrea abbia, appunto, lei dice, è scomodo Arduino. Sì, è scomodo per i suoi nemici. Per quelli che invece vedono un'opportunità, Arduino è la carta da giocare. Si creano delle coalizioni. E la politica, da quel punto di vista lì, non ci stupisce. È come la politica di oggi. Certo, uno un giorno sta di qua e domani sta di là. Un bel giorno si crea una maggioranza che dice ma noi in Italia potremmo provare a farci un re nostro. Hai visto i francesi che l'hanno fatto? Ugo Capeto è diventato re di Francia e l'imperatore non ha reagito. In realtà è una questione europea, perché l'imperatore, che è re di Germania, è re d'Italia, lui continua a sostenere che sarebbe il padrone anche della Francia, però lì ha rinunciato, anche se per tutta la storia successiva, fino a 1945, Francia e Germania continueranno a scontrarsi sul Reno per vedere se la Francia ha diritto di essere indipendente o se i tedeschi devono sfilare sotto l'Arco del Trionfo. Ecco, quindi questa cosa continuerà. Il re di Germania, l'imperatore re di Germania, sente dire che i suoi fedeli vassalli, i marchesi e conti e vescovi d'Italia, si sono permessi di nominare un re d'Italia al suo posto. E allora bisogna fare dei conti. Quanti sono? Sono tutti con Arduino? E in quel caso noi tedeschi riusciamo a invadere l'Italia e a sconfiggerli? Oppure c'è qualcuno che non era d'accordo e allora quando arriviamo in Italia troviamo anche dei partigiani? Questione centrale per quell'anno 1000, perché c'è il rischio che nasca una seconda Francia. E mentre che ci sia la possibilità di una Francia è ammissibile, anche perché Carlo Magno non si sa bene se fosse francese o tedesco, addirittura che nascesse un'altra cosa significava l'inizio dello sfaldamento dell'impero. Cioè a quel punto, se avesse vinto Arduino, sarebbe nata l'Italia con 850 anni di anticipo. B, si sarebbe saltato per aria l'impero, perché ognuno avrebbe fatto una, era ammissibile, da due significa che possono essere 30. È proprio così, tutta la storia che noi abbiamo studiato sarebbe stata diversa, non ci sarebbe più stato un impero, non ci sarebbe più stato Federico Barbarossa che viene a combattere i comuni italiani. Insomma, è inimmaginabile. Di certo l'Italia avrebbe avuto una tradizione di essere un regno unitario, anche se non tutta, ricordiamolo, ma un grosso pezzo d'Italia sarebbe stata un regno esattamente come la Francia. Quindi, forse oggi si parlerebbe degli italiani come di un popolo molto attaccato al suo stato centralista, ecco, e Pavia sarebbe la Parigi d'Italia, una grande capitale che amministra tutto il paese, e invece è andata in un altro modo. E allora entriamo nel terzo capitolo, due re al comando, la sfida di Arduino a Enrico II. Molte famiglie potenti sono dalla sua parte, come la famiglia ligure degli Obertenghi, con i quali Arduino si legherà sposando Berta. Non tutte le signorie del regno, però, sono dalla parte di Arduino. Cosicché, nel dicembre del 1002, il nuovo re di Germania, Enrico II di Baviera, manda in Italia alcune truppe per riprenderne il controllo. A capo dei soldati c'è Ottone di Carinzia, marchese di Verona. Siamo tra Vicenza e Verona, tra le chiuse dell'Adige. E nella battaglia detta di Campo di Fabbrica, Arduino riesce a sconfiggere i soldati imperiali, conquistando anche la Marca di Verona.
Nel 1004 Enrico II, per nulla rassegnato, compie una spedizione in Italia. Questa volta è lui stesso a guidare l'esercito imperiale. Purtroppo, a causa dell'infedeltà di alcuni alleati, le truppe di Arduino vengono disperse. Questa è una sconfitta. In questo modo Enrico II ha il campo libero e nel maggio 1004 viene incoronato re d'Italia a Pavia, condizione essenziale per diventare imperatore. Arduino non riconosce il nuovo re, anzi, negli anni che vanno dal 1002 al 1005, continua a governare in modo formale, emettendo diplomi e battendo monete con la sua effigie. Sono atti ufficiali sottoscritti come re, alcuni dei quali di grande favore a enti religiosi come chiese e abbazie. Questi sono anni di sovrapposizione, dove Arduino cerca di mantenere la corona d'Italia contrapponendosi a Enrico II. Dopo la disfatta contro l'esercito imperiale, Arduino si ritira nella Rocca di Sparone, tra le valli Orco e Soana. Approfittando del ritorno improvviso di Enrico II in Germania, Arduino riprende ancora una volta lo scettro di re e lo mantiene per 10 lunghi anni. Seguono anni di scarse informazioni storiche, fino ad arrivare al febbraio del 1014, quando il re Enrico II viene incoronato imperatore da Papa Benedetto VIII. Enrico II viene in prima persona, cioè guida l'esercito d'Italia, si incorona, si fa incoronare re d'Italia, il che vuol dire che ha capito la pericolosità del fatto che ci sia un altro re, combatte, vince grazie a dei tradimenti di alleati di Arduino, poi appena se ne va Arduino riprende la corona per poi mollarla. Prima di parlarne con lei, professore, voglio chiedere a Viola Santi, che più che una studiosa di Arduino è una maniaca di Arduino, che cosa ha trovato, a parte i suoi studi sui manuali, a proposito, i manuali di scuola, di liceo, a proposito di Arduino? I manuali di medievale, insomma. Sì, certo. Diciamo, manuali di scuola. Molto poco. In realtà... Di media quanto c'è su Arduino? Una riga, due righe. Riga. Allora, senta, professore, questo lei è un professore universitario e deve dire una parola chiara. Com'è possibile che su una cosa così vitale, così importante come quella di cui abbiamo parlato fino a questo momento, i manuali scolastici siano così, la trattino come una vicenda al pari di mille altre che hanno minore significato? Probabilmente è la paura di cadere nell'anacronismo, la paura di immaginare appunto un Arduino che voleva fare l'unità d'Italia come la intenderemmo noi. Ed è anche il fatto che in realtà bisogna capirsi su cosa ci deve stare nei manuali, perché questi benedetti manuali scolastici comunque devono raccontare un'impalcatura di fatti, di nomi, di date enorme. E nessuno ha mai detto chiaramente quali sono i fatti, i nomi veramente necessari, quali no. Nel dubbio si citano tanti nomi e tanti fatti e tante date, e per ognuno una riga, quindi, naturalmente. Assumersi la responsabilità di dire quello non lo cito neanche e quell'altro invece gli do tutto lo spazio necessario non è una cosa facile. Arduino non ci sarebbe bisogno neanche di una riga se fosse solo per il fatto che è uno dei tanti che sono stati re d'Italia a un certo momento del Medioevo. Se invece lo mettiamo come la stiamo un po' mettendo noi cinque qui adesso, e cioè una grande occasione che avrebbe potuto cambiare la storia d'Italia, allora magari più di una riga meriterebbe, certo. Era questo il senso malandrino della mia osservazione, nel senso di chiederle, per voi che vi occupate di Medioevo, è assodato quello che ci siamo detti fin qui o è ancora una cosa che susciterebbe dibattito? E se ci fosse un altro medievista ci direbbe, vabbè, ma voi... fate delle fantasie, in realtà quelli sono fattarelli del Canavese.
Beh, sì, potrebbe dire così un collega, nel senso che noi abbiamo orrore, giustamente, secondo me, di andare dietro alle nostre fantasie e di immaginar di vedere nel passato delle cose che piacciono a noi oggi. Dopodiché, secondo me, è legittimo invece dire, però signori, c'è una differenza tra la storia di Francia e quella d'Italia, sì. Questa differenza sta nel fatto che la Francia è stata un regno unitario fin dall'anno 1000, sì. E allora è legittimo sognare e chiedersi cosa sarebbe successo se anche l'Italia avesse avuto la stessa possibilità. Io sono pienamente d'accordo con lei, anche perché per tutti gli altri paesi europei, per esempio la Germania, ci si interroga sugli ultimi 1000 anni. La Germania, come è noto, è diventata uno Stato unitario 10 anni dopo di noi, nel 1871. Ma tutte le occasioni mancate, perché e per come arrivò così tardi, sono ampiamente spiegate. Io sto a quello che ci ha raccontato adesso Viola Santi, sono spiegati nei loro manuali, o comunque ci si interroga perché nei nostri manuali non ci si interroga se non per la deprecazione dei mali che ci hanno impedito di metterci insieme, su quali sono le occasioni mancate. C'è un motivo specifico? No, forse no. Non lo so, bisogna dire che i tedeschi riescono a essere un paese con fortissime identità locali, regionali, dialettali, e però anche molto compatto nel riconoscersi come tedesco. Non c'è nessun tedesco, credo, a cui venga in mente di dire io sono sassone, quindi non sono tedesco. La nostra storia è più complicata. Ma vediamo adesso un filmato sugli anni conclusivi della vita di Arduino da Monaco e sulla sua morte. Da tempo Arduino non riesce più a dare stabilità al suo governo. Inoltre prende definitivamente atto che i suoi seguaci sono in numero ridotto e non riescono più a contrastare il potere di Enrico II. La sconfitta è imminente. Nell'ottobre del 1014, probabilmente malato, Arduino si ritira nell'abbazia di Fruttuaria. Molto legato a Fruttuaria, avendone appoggiato la fondazione con un suo diploma, Arduino si spoglia delle insegne regali deponendole per sempre. Indossato il saio monacale, morirà un anno dopo, tra l'ottobre e il dicembre 1015. Indossato il saio monacale, un uomo scomunicato. Che stranezze, che meraviglia che è il Medioevo, è l'unica epoca piena di misteri e di questioni su cui ci si interroga ancora. Francesca Fanelli. Sì, una volta che la partita fu persa e che Arduino morì, le famiglie del Canavese, di quella zona che sposarono la causa di Arduino, vollero cancellarlo dalla loro memoria e cercare di riconquistare la fiducia del potere vescovile. Eh certo, perché appunto lì si era creata una coalizione, un certo numero di persone importanti del Regno Italico si erano schierati con Arduino, e va bene. Quando si vede che si mette male perché i tedeschi sono forti e è difficile resistere al re Enrico, molti abbandonano Arduino fin da subito. Quelli che rimangono più legati sono proprio quelli della sua zona, e anche per quello mi veniva in mente che continuiamo a chiamarlo Arduino di Ivrea, perché lui poi anche da re d'Italia è costretto negli ultimi anni a trincerarsi comunque in Piemonte e nel Canavese. È lì che ha conservato il maggior sostegno, è lì che c'è la gente, i suoi vassalli, uomini potenti che però si sono tutti una volta nella vita inginocchiati davanti a lui, gli hanno offerto le mani, lui li ha presi, li ha tirati su, li ha abbracciati, li ha baciati sulla bocca. Questi uomini suoi sono lì, in quella zona dove lui era marchese. E quindi lui è legato a quel territorio e lì riesce a resistere. E dopodiché è chiaro, una volta che lui è caduto c'è la fuga. Tutti cercano di spiegare al nuovo re tedesco vittorioso che tutto sommato l'ideale sarebbe il colpo di spugna e che ognuno venga lasciato tranquillo. C'è la percezione che è un atto di sottomissione a un tedesco, come dicevamo prima, oppure no? Lo sappiamo poco, penseremmo non troppo.
troppo, anche perché queste famiglie erano mescolate, si sposavano fra loro. Però è anche vero che un secolo dopo, al tempo del Barbarossa, ci sarà della propaganda della Lega Lombarda che dirà agli italiani: ma davvero volete obbedire a questi tedeschi, che non si capisce quando parlano, che sono brutali, ubriaconi? Quindi magari, chi lo sa, anche se noi non lo sappiamo, può darsi che anche nell'anno 1000 ci fossero già questi discorsi. Professore, mi veniva in mente, non glielo chiedo neanche, lo dico come suggestione, due volte si fece o si provò a fare l'Italia, una nell'anno 1000 e una nel 1861, la prima Ivrea, la seconda Torino. Curiosa terra questa, che per due volte produce un tentativo di fare l'Italia, anche se abbiamo detto l'Italia dell'anno 1000 era diversa da quella che conosciamo oggi. Ma non è su questo che voglio farle le ultime osservazioni. È, anche perché lei è piemontese, sarebbe, quindi non parte, risponderei non, per conflitto di interessi sarebbe tenuto a non rispondermi, ma perché poi nell'Ottocento ci fu una grande rivoluzione letteraria di Arduino di Ivrea? Fu una rivoluzione realistica o semplicemente mitica? Ma è proprio per quello che oggi gli storici hanno un po' di pudore a spingersi fin dove ci siamo spinti noi, invece, no? A parlare della grande occasione mancata. Ma noi non abbiamo pudori. Appunto, ormai si è visto. Perché nell'Ottocento, invece, un po' più ingenuamente, convinti loro, gli italiani dell'Ottocento, che l'Italia unita, la patria, sia la cosa più importante che c'è, che un italiano debba essere pronto a morire, a sacrificare tutto. Pensi come erano lontani dagli italiani di oggi. Oggi noi non li capiamo più, i nostri antenati di 150 anni fa, non immaginiamo più cosa pensavano, cosa sentivano. E loro erano convinti che quello fosse il modo normale, universale di essere. Non pensavano che 1000 anni prima ci potessero essere altri valori e altre logiche. Vedono un Arduino che si proclama re d'Italia, che combatte strenuamente contro i tedeschi. E loro avevano i tedeschi come nemico, gli austriaci, ma venivano chiamati tedeschi. Che si trova in polemica con la Chiesa Cattolica. E per di più si trova in polemica, certo, con la Chiesa Cattolica, che nell'Ottocento, come noto, tende a essere contraria al Risorgimento, all'Unità d'Italia. E insomma, in sostanza, loro nell'Ottocento, se si immaginavano Arduino di Ivrea, se lo immaginavano come una specie di Vittorio Emanuele II, col pizzetto, i baffoni, e pronto a sguainare la sciabola per l'Unità d'Italia. Lei ha notato che in alcuni dipinti Arduino di Ivrea viene raffigurato con qualche fattezza di Vittorio Emanuele II? Sì, in realtà, appunto, la moda di fare i ritratti dei re del Medioevo, che nessuno sa che faccia avessero, perché nel Medioevo non si facevano ritratti, nasce già nel 5-600, quando erano di moda il pizzetto e i baffi, e quindi i più antichi assomigliano a Vittorio Emanuele II, ma per caso. Nell'Ottocento, invece, l'identificazione è proprio voluta, chiaramente. Grazie al professor Barbero. È ovvio che a questo punto, a maggior ragione che nelle altre puntate, le chiedo dei libri, per non per loro che hanno letto tutto il possibile su Arduino di Ivrea, ma per qualcuno che sia interessato a questo personaggio così importante. Cosa c'è da leggere? Io credo che chi è interessato a questo personaggio deve cercare di capire meglio proprio le logiche del potere in quell'epoca, sì, che abbiamo visto che è così difficile da spiegare. Allora c'è un libro di Giuseppe Sergi che si intitola I confini del potere, pubblicato da Einaudi, che è un'analisi non facile, però fondamentale per capire appunto come mai marchesi o vescovi di quell'epoca si comportavano in quel modo che per noi è così strano. Sergio è un eccellente medievista e basta questo libro, non gliene chiedo altri. La ringrazio, professor Barbero, e ringrazio anche per questa volta in particolare Francesca Fanelli, Ilenia Amadoro, Viola Santi, e passiamo alle conclusioni. Alessandro Barbero ci ha spiegato come e perché la memoria risorgimentale abbia tentato di impossessarsi del mito di Arduino di Ivrea. Ma ci fu qualcuno che fece di più. Giuseppe Giacosa, il librettista di Puccini, l'uomo che ha composto La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, bene, scrisse nel 1897 un oscuro volume, oscuro perché poco conosciuto, Castelli Valdostani e Canavesiani,
in cui raccontò che la salma trafugata di Arduino di Ivrea era addirittura finita a un certo punto nel castello di Aglie di Carlo Emanuele III di Savoia. Questo sarebbe avvenuto nel 1764 e così la storia si sarebbe chiusa. In qualche modo simbolico, attraverso quelle spoglie, il DNA di Arduino di Ivrea sarebbe passato a casa Savoia.